Passiamo al tema università, chiamerei Michela Zappullo. Grazie. Allora, buongiorno, grazie a tutti. Allora, al tavolo università non eravamo molte persone. Abbiamo avuto un po' di ricercatori, studenti e alcune persone anche insegnanti. E alcuni degli argomenti che abbiamo trattato, uno in particolare che ho sollevato io in quanto studente, era la funzione di Alma Laurea. Allora, Alma Laurea nasce come consorzio che oggi raccoglie circa l'80% delle università italiane e che poi ha creato successivamente una SRL, tipo un'agenzia interinale con lo stesso nome, che ha la funzione praticamente di raccogliere i curricula dei laureati, metterli a disposizione delle aziende. Abbiamo poi visto che effettivamente questa funzione viene svolta dietro pagamento di somme da parte dei privati, quando poi in realtà questa funzione di consultazione dei curricula dovrebbe avviene facilmente via web oggi gratis. E ci siamo chiesti quindi se magari fosse possibile anche attraverso i portavoce indagare un po' sullo stato di salute di questa società che effettivamente è partecipata dal MIUR e grave anche sulla finanza pubblica, perché in realtà la sua funzione a noi sembra abbastanza inutile, anche perché dovrebbe monitorare la spendibilità dei titoli accademici dei laureati delle università che aderiscono, e l'unica cosa che fa è quella di stalkerare praticamente gli universitari e chiamarli a distanza di anni per raccogliere i dati. Poi effettivamente questi dati, se vengono utilizzati dai direttivi accademici, non è dato sapere, non lo sappiamo. Quindi proponevamo in alternativa, se fosse possibile chiedere l'abolizione di Alma Laurea, dal momento che fosse venisse fuori che è semplicemente un costo per la finanza pubblica, di chiedere alle università di organizzarci semplicemente con dei portali gratuiti, come se esistono attualmente i siti del lavoro gestiti dall'università, sincronizzati eventualmente con gli attuali portali delle università che già contengono tutta la scheda degli studenti con gli esami, tali che questi esami possono essere consultabili online anche da aziende esterne, e gli studenti possono vantare quindi gli esami sostenuti e le votazioni non solamente a titolo concluso ma anche nel corso degli studi se sono in cerca di occupazione. E poi un altro argomento che è stato affrontato, molto dibattuto, è stato quello del reclutamento dei ricercatori. Abbiamo visto che per quanto riguarda la stesura dei bandi di reclutamento dei ricercatori, l'ultima riforma è stata fatta con la riforma Gelmini, ma questa consente comunque agli atenei di mantenere un certo criterio di discrezionalità. Cioè, quando vengono stabiliti anche i criteri meritocratici per fare una selezione di chi ha diritto ad accedere al bando, vengono scelti delle volte questi criteri sono parametrati in modo troppo oggettivo, cioè ad esempio anche la scelta delle riviste su cui le pubblicazioni possono essere valide, sono delle scelte che non sono oggettive ma vengono collegate molto spesso a sigle come ad esempio l'Ambur, che hanno dei pesi eccessivi quindi nella creazione dei parametri di selezione. Quindi la nostra richiesta era se fosse possibile agire con una proposta di legge in modo tale da andare a modificare la normativa nazionale e diminuire o eliminare del tutto l'autonomia dell'università per quanto riguarda i bandi, la redazione dei bandi di ricerca, ossia far diventare questi bandi invece che di stesura di decisione dell'Ateneo, ma farli passare al Ministero e farli diventare quindi bandi ministeriali, lì dove i parametri di selezione debbano diventare quanto più oggettivi possibili e quindi ripuliti da eventuali interessi locali. E poi un altro argomento riguardava
ecco, le iscrizioni e il numero chiuso all'università. Visti gli ultimi problemi che ci sono stati con le scuole di specializzazione di medicina e visto che Francesco Duva, portavoce alla Camera, sta discutendo sull'ex una proposta di legge che cerca di risolvere questo problema con, applicando il modello francese. Cioè il modello francese vede l'iscrizione dello studente, la frequenza del primo anno, dopodiché una, diciamo, un test in itere in cui si valuta lo studente sulle materie che ha affrontato nel corso dell'anno, quindi è lì che viene come dire, selezionato lo studente che è portato e appropriato per quell'indirizzo di studi. E noi abbiamo pensato, abbiamo appoggiato come tavolo l'idea, ci piace, e poi abbiamo pensato se fosse possibile proporre questo modello, il modello francese, anche per quelle che sono le attuali facoltà che applicano il numero chiuso, perché ci sembra più democratico dal momento che non si preclude a prescindere la possibilità di iscriversi agli studenti, ma si dà comunque la possibilità di mettersi in gioco e di essere valutati solo alla fine del primo anno in base a ciò che si è fatto, quindi al numero degli esami sostenuti e eventualmente poi con un test in itere che abbia dei parametri quanto più oggettivi possibili di, diciamo, di valutazione delle capacità. E riguardo a questo abbiamo anche pensato che il problema del numero chiuso nasce anche dal fatto che molto spesso gli studenti italiani si iscrivono alle facoltà senza aver ben presente qual è l'indirizzo che vogliono prendere nella vita, quindi la scelta nasce anche dalla poca conoscenza del mondo accademico. In questo caso abbiamo pensato se fosse possibile proporre che i professori universitari, soprattutto quelli che insegnano le materie propedeutiche dei primi anni, potessero nel corso, diciamo, delle ore di didattica che vengono assegnate ai docenti, ai ricercatori dell'università, fare delle lezioni pomeridiane o aperte agli studenti del quinto anno delle superiori, cioè proprio lezioni dedicate esclusivamente a studenti del quinto anno delle superiori che hanno manifestato l'intenzione o la preiscrizione a un determinato corso di laurea, così hanno modo di andare a, tra virgolette, ad assaggiare quello che sono le facoltà che vorrebbero abbracciare. E poi era stato anche pensato di creare comunicazione appunto tra il mondo accademico e il resto dei livelli dell'istruzione superiore, media, superiore, inferiore, anche con lo scambio dei docenti, cioè dando un po' ai docenti la possibilità di passare dall'università alle medie o viceversa. E infine il diritto allo studio, un'altra materia abbastanza importante perché visto che la diminuzione dei fondi, soprattutto a livello di regionale avviene, c'è la penuria in alcune regioni per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi del diritto allo studio, quindi anche i servizi che vengono dati sono veramente molto scarsi. Si è pensato di aumentare questi fondi provando come copertura una tassazione da applicare alle agenzie private che fanno formazione post laurea, perché oggi c'è questa nuova moda della formazione post laurea completamente privata, quindi master, stage, dietro pagamento di somme anche abbastanza elevate. Quindi io obbligherei, cioè si potrebbe obbligare, se si potesse obbligare queste agenzie a versare una percentuale fissa dei loro introiti sui fondi regionali del diritto allo studio. E infine l'ultima cosa per quanto riguardava per favorire la trasparenza e la legalità anche all'interno dell'università, l'istituzione di un call center a cui poter fare tutte le segnalazioni, le quali segnalazioni possono poi essere eventualmente raccolte e inviate all'autorità giudiziaria che poi può eventualmente procedere per le sue vie. Grazie a tutti. Grazie Michela.